Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Allora, nella prima trasmissione vi ho parlato di emozioni e magia e vi ho tirato fuori tutta una serie di articoletti, diciamo così, che testimoniano quello che stiamo dicendo e quello che stiamo facendo. In questa trasmissione vi avevo promesso di andare avanti con i misteri di Eleusi, l'inno omerico a Demetra. Invece, da buon bugiardo, non farò l'inno omerico a Demetra, ma riprenderò che cos'è la stregoneria, la madre della vita nella notte. In pratica, nella notte, siccome è la visione della nascita della stregoneria, cioè il momento in cui la stregoneria è nata e si è costruita all'interno del grembo di Nera Notte, si collega immediatamente a quello che è il discorso che vi ho fatto oggi. Il discorso che vi ho fatto oggi era praticamente che noi abbiamo dentro di noi tutte le forze della trasformazione. Noi ci possiamo trasformare. Noi possiamo costruire noi stessi in base al nostro intento. Noi possiamo cambiarci. Noi possiamo modellarci in funzione degli obiettivi che vogliamo raggiungere. Noi abbiamo il potere della trasformazione. Il potere della trasformazione nasce dall'uso della nostra volontà, dell'intento, ma anche del sapere, della consapevolezza e della conoscenza del mondo in cui viviamo. È il discorso che vi ho fatto oggi, parlando di emozioni, di magia, di trasformazione soggettiva, e vi ho dimostrato con alcuni articoli, con alcune ricerche scientifiche, o di scienza divulgativa, naturalmente non è scienza ad alto livello, serve soltanto per far comprendere i meccanismi, che effettivamente noi ci possiamo trasformare. Ebbene, tutto il pezzo che cos'è la stregoneria, la madre della vita nella notte, non è altro che il momento in cui nasce la stregoneria. La stregoneria nasce attorno all'Ottocento, quando Carlo Magno taglia la testa ai pagani sassoni. Non è quella la data esatta, in effetti. Diciamo che è una data simbolica, una data ideale. In realtà nasce un po' da religioni misteriche, con un processo di trasformazione un po' alla volta. Però quella data segna il momento di non ritorno della specie umana. Cioè segna il momento in cui tutto l'antico ha perso la sua spinta, ha perso la sua capacità di alimentare le tensioni dell'uomo, e l'uomo deve riproporre l'antico in maniera diversa. E la madre della vita nella notte, ecco lei che addestra i nuovi stregoni per affrontare il futuro. E ve lo leggerò tutto e vedrete che in effetti nella notte non fa altro che quello che vi ho detto io oggi e quello che la scienza sta scoprendo adesso. Né più né meno. E la traccia di Nera Notte è presa dai figli di Notte Nera che troviamo in Esiodo. Per cui è una cosa antichissima e è proprio la lettura di questo che ci dà la fondazione del futuro. Prima di incominciare la lettura, una cosa devo dire. Io non vi ho detto oggi usate internet, usate internet, usate internet come dovreste fare. Mi ha telefonato un camionista che era all'altezza di San Donà, stava superando San Donà verso Trieste e non prendeva più Radio Gamma 5. Disperato ha telefonato, la mia trasmissione era già finita, ho preso in privato naturalmente la chiamata, dicendomi se si poteva prendere la stessa trasmissione, la stessa radio in Friuli, e ho detto no, non è possibile. Però quando ha saputo che c'è le stesse cose ci sono anche su internet, si è fatto coraggio e ha chiesto i dati per cercare su internet. Ricordate che tutto quello che noi facciamo, tutto quello che noi diciamo, tutto quello che sentite per questa radio, voi lo potete trovare su internet. È chiaro che
su internet trovate il pezzo Emozioni e magia. È stato messo da poco, non lo trovate ancora con i motori di ricerca, dovete avere tempo ancora 10 giorni per riuscire a farlo. Non trovate neanche i pezzi di giornale che vi ho letto, cioè gli articoli che vi ho letto a supporto di quello che sostenevo. Chiaramente questo appartiene alla trasmissione radiofonica, cioè questo è una priorità di Radio Gamma 5. Però, diciamo così, se qualcuno vuole cercare le cose su internet, trova a sufficienza, più che a sufficienza, per riuscire a comprendere tutto quello che noi facciamo. È chiaro che se una persona si arrende alla prima visione, cioè se una persona dice questo si fa chiamare guardiano dell'anticristo, per me l'anticristo è caschi il mondo e si ritira, sono affari suoi. Cioè, io non medio con la scelta delle persone, cioè le persone facciano quello che vogliono e io faccio quello che ritengo che sia corretto fare. Pertanto, se le persone leggono un pezzo, non so, Gesù di Nazareth è l'infamia umana, e pensano che tutto quel pezzo sia tutto quello che noi facciamo, è chiaro che loro avranno una visione di nemici del cristianesimo. Se qualcuno si piglia un pezzo, non so, Aurora, o un pezzo di un inno orfico, e riesce a comprendere che noi abbiamo analizzato tutte le divinità degli inni orfici, ci diranno, ecco, quelli sono neoplatonici. Non è vero, naturalmente. Se qualcuno si legge, non so, i pezzi sul buddismo che abbiamo messo, e dicono, quelli sono antibuddisti. Cioè, noi abbiamo messo una tale quantità e una tale mole di materiale su internet che chiaramente se una persona si ferma al primo acchito, cioè la prima cosa che trova, chiaramente di quello che noi diciamo non capisce nulla, perché si ferma al particolare e non va ad analizzare il generale che noi facciamo. Certamente tutto quello che noi facciamo è talmente intenso e talmente enorme che si può dividere a sezioni. Però non si può separare una parte dall'insieme, perché altrimenti non si capisce il discorso che stiamo facendo. Che cos'è la stregoneria, la madre della vita nella notte? È in internet. Se voi scrivete su Google nera notte o la madre della vita, quel pezzo vi viene fuori, ma vi viene fuori anche se voi chiedete che cos'è la stregoneria. Su Google, sto parlando Google perché è il più grande motore di ricerca che ci sia, e vi viene fuori quel pezzo. Per cui il pezzo di Nera Notte voi ve lo potete tranquillamente scaricare, stampare da internet, ve lo scaricate su un dischetto, ve lo stampate, ve lo mettete nel formato che volete e avete il pezzo per leggervelo tranquillamente dopo che io ve l'ho letto. Naturalmente tutti i pezzi di stregoneria che io vi leggo sono i pezzi che nascono dalle relazioni fra le mie emozioni e le emozioni del mondo, le emozioni della vita, per cui hanno un peso abbastanza grosso nei miei confronti. Infatti, perché stasera io mi sono ho rinunciato, diciamo, non rifiutato, ho rinunciato a leggervi l'Inno Omerico a Demetra. Perché i pezzi che andavo ad affrontare sono pezzi emotivamente molto forti e io stamattina mi sono alzato alle 2 di mattina, per cui praticamente sono in piedi già da, so, adesso sono le 2:19, diciamo sono già in piedi da 17 ore dopo aver lavorato in fonderia e non sono in grado emotivamente di reggere i pezzi dell'Inno Omerico a Demetra. Oh, ragazzi, ognuno ha i suoi limiti e io ho i miei. Questo pezzo invece su che cos'è la stregoneria, la madre della vita nella notte, ve l'ho già letto, per cui incide un po' meno sulle mie emozioni. Ricordatevi internet, cercate su internet stregoneria, paganesimo politeista, federazione pagana, che cos'è il paganesimo, Claudio Simeoni se volete il mio nome, cioè usate anche i link per cercarci, cioè io non vi do l'indirizzo dei siti perché noi usiamo siti gratuiti, per cui c'è prima il sito, prima il nome del Geocites, it.geocites.com, poi c'è il sito Collegio dei Sali, poi
poi c'è l'index HTML, per cui non vi do neanche gli indirizzi, però se voi li fate su quei motori di ricerca con le parole chiave trovate tutto facilmente. Vado su che cos'è la stregoneria. Ciao. Che cos'è la stregoneria? La madre della vita nella notte e i suoi figli. Si alzava la cetta e verso il torrente la testa rotolava. Testa di uomo, troppo giovane per continuare a vivere. Testa di uomo, troppo vecchio per permettergli di ricordare. Testa di donna, troppe storie aveva raccontato. Testa di donna, a quanti alberi aveva parlato. Una dopo l'altra rotolavano verso il torrente. Noi che eravamo scappati cercavamo un rifugio. Rimasero sbarrate le porte dell'Olimpo. Gli dei erano adirati perché gli uomini avevano perso la ragione. Rimasero sbarrate le porte dei figli di Urano stellato. I titani erano adirati perché gli uomini avevano smarrito la passione. Solo nella notte aprì la sua casa. Solo nella notte accolse gli sbandati. Nella notte li avvolse nelle sue spire e li nascose. Li nascose da chi sapeva solo tagliare le teste. Poi nella notte fece loro un regalo. Compagni di giochi divennero dei suoi figli. Giocate, giocate, sussurrava nella notte. Giocate e crescete, figli di Era e Zeus. Così giocammo con i figli di nera notte. Moros si sedette davanti a noi e mescolò le sue carte. Non guardava, non vedeva, non rifletteva, ma ad ogni mano spazzava il tavolo. Ogni volta che giocavamo con Moros restavamo senza vestiti. Moros chiedeva ogni volta di pagare la posta. Rideva nella notte mentre noi tentavamo di sfidare Moros. Mentre Moros mescolava le sue carte, Moros ci portava via i vestiti. Le carte nelle mani di Moros cambiavano forma, cambiavano rappresentazione. Noi, come figli di Era, rimanevamo ogni volta senza vestiti. E mentre nella notte rideva, ci sussurrava con ali di corvo che penetravano nelle nostre orecchie. Cambia la forma, cambia il gioco. Tutto è diverso e tu vuoi essere sempre te stesso. Non sfidar come Ercole la sorte, sii tu stesso la sorte. Moros è potente, lui detta le regole del gioco. Tu fatti regola e infilati nel gioco. Non opporre petto villoso a chi ti punta la lancia. Scegli di essere lancia oppure vento che lancia non può ferir. E giocammo al gioco di Moros per un tempo che parve mai finire. Sussurrava nella notte, giocate e crescete, figli di Era e Zeus. E giocammo con Chere. Scegli una carta, diceva Chere. Scegli, scegli, via. Scegli, diceva Chere, ed io sarò là ad attendere il tuo arrivo. Una scelta, ed io sarò il tuo effetto. Guardami, diceva Chere, guardami e poi scegli. Ti faccio schifo? Ma se tu non mi guardi prima di scegliere, allora il terrore si impadronirà di te. Chere, Chere, quanto ho imparato ad amarti. Quanto orrore mi facesti quando ti vidi la prima volta nella casa di nera notte. Guarda, sussurrava nella notte, guarda bene, sei sicuro che sia un mostro? Il suo nero scompare in questa casa. Tu sei il suo colore. Non scegliere coprendoti gli occhi. Guarda fisso. Ora che guardi, figlio di Era e Zeus, dimmi, che colore? A Chere? Ai, 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 devo girare. È rosso, urlai, è rosso. Rosso come il mio sangue, rosso come il fuoco della conoscenza che alimento. Rosso come l'ardore delle mie scelte. Figlio di Era e Zeus, impara a guardare prima di scegliere e scegli solo dopo aver guardato. Non ci sono mostri nell'ombra, solo le tue paure che afferrano il tuo stomaco. Sussurrava nella notte, giocate e crescete, figli di Era e Zeus. Scegli la carta, disse Morte.
io scelsi. Dall'alto in basso la falce mi tagliò. Scegli la carta, disse morte. Io scelsi. Dall'alto in basso la falce mi tagliò. Sussurrò alle mie orecchie nella notte. Piccolo figlio di Era, impara a saltare. Piccolo figlio di Zeus, la falce non puoi evitare. Impara a saltare, impara a saltare, impara a saltare. Nessun figlio di Era può vincere morte. Nessun figlio di Era può evitare la sua figlia. Girino diventa rana. Bacco diventa farfalla. Figlia di Era e Zeus, figlia di Era. Giochiamo di nuovo gioco. Disse sonno, mentre mescolava le sue carte. Risponde, disse, dove ti trovi? Sono nella casa di mia notte e sto giocando con i suoi figli. Risposta sbagliata, disse sonno. Sei incatenato ad un muro di pietra. Ti stanno friggendo le carni. Ma cos'è il vero? La carne che frigge o le carte che sonno sta mescolando? Sussurrò alle mie orecchie nella notte, di qua o di là. È sempre un luogo donde può provenire la conoscenza. Ma tu sei un figlio di Era e solo Era può esercitare, e solo in Era può esercitare la tua azione che la tua conoscenza esige. Mescola le carte sonno, anche se la mia carne frigge, altri uomini prenderanno quelle carte. Sussurrava nella notte. Giocate, crescete, figli di Era e Zeus. Sonno, io ho vinto questa mano. Apri la porta ai sogni. Aprì una porta, sonno, e balzarono fuori gioiosi, allegri, paffuti. Ridevano in sogni, accarezzando le mie speranze. In essi si disperdevano i miei desideri e i miei sensi godevano. E mentre nella notte rideva, ci sussurrava con ali di corvo che penetravano nelle nostre orecchie. Figli di Era, di Pana, figlio di Era, di Pana, la bruna dei tuoi occhi. Figlio di Zeus, disperdi la nebbia. Sogni gioiosi, allegri, paffuti, carezzevoli, affettuosi, amorevoli, delicati, dolci, piacevoli, soavi, teneri. Che catene feroci, stavate forgiando le mie emozioni. Non farti ingannare dall'allegria, dall'amore, dalla piacevolezza. Si chiamano catene. Sono catene con anelli d'acciaio nitrurato e inchiodono l'attenzione al tempo presente. Figlio di Era e Zeus, gioca con i sogni della porta accanto. Madre, nella notte, questi sono spietati, mi assalgono, mi strappano, penetrano feroci le mie emozioni. Madre, questi sono duri davvero come l'acciaio nitrurato. Sì, ma non ti fanno assopire le emozioni, non inchiodono la tua attenzione. È con loro che devi misurarti, figlio di Era e Zeus. Domani sarai più forte. Gioca con i sogni potenti. Alimenta e tonifica con essi le tue emozioni. Sogni sono figli potenti. Ti forgiano invincibile immergendoti nelle acque dello Stige e ti tolgono il coraggio con l'amore e la piacevolezza, che è duro come l'acciaio. Non costruisce catene. Non ingannarti, figlio di Era e Zeus. Tu puoi scegliere i sogni con cui giocare. Con chi giocherai, forgerai Kere che ti attende. Sussurrava nella notte. Giocate, crescete, figli di Era e Zeus. E gioca il mio gioco, stupido figlio di Era. Non hai consapevolezza, non hai conoscenza, non sai guardare il tempo che viene incontro, stupido figlio di Era. Le tue azioni creano disastri fra la tua specie. Le teste tagliate? Loro tagliano le teste. Ma chi è quell'imbecille che porge il collo alle loro mannaie? Debole difesa, figlio di Era. Così Biasimo mi invitò al suo gioco. Ecco, disse Biasimo, questo è il mondo che è e questo è il mondo che sta nella tua testa. Ora agisci, muovi la tua pedina e vedremo se gli effetti della tua mossa saranno uguali nel mondo della tua testa o nel mondo che è.
Coraggio, figlio di Era, quante mosse hai fatto per indurre a porgere il collo alla loro mannaia? E mentre nella notte rideva, ci sussurrava con ali di corvo che penetravano nelle nostre orecchie. Il presente giudica le azioni passate, il futuro giudica le azioni che fai. Ogni azione è un errore, ogni errore modifica l'insieme in cui interviene. L'insieme si adatta all'errore con altri errori. Il futuro è un insieme di errori. Non esiste un'azione che non sia un errore. Non temere di sbagliare, figlio di Era. Tutto è un errore. Agisci col cuore. Sussurrava nella notte. Giocate e crescete, figli di Era e Zeus. Scegli una carta, diceva l'ombra che mi stava davanti. Scegli una carta ed io scelsi. Ciò è sventura, ogni scelta è sventura. Qualunque cosa farai, io sarò la tua compagna. Qualunque cosa farai, manifesterai me, sventura. Ecco, tremavo, non osavo più pescare le carte da quel mazzo. Sventura, sventura, sventura. Tu, sventura, mi persegui. Come posso pescare una carta se qualunque carta io pesco, sempre sventura riuscirà a perseguitarmi? Stavo per arrendermi davanti a sventura. Le braccia cadevano lungo i fianchi, il respiro diventava lento. E mentre nella notte rideva, ci sussurrava con ali di corvo che penetravano nelle nostre orecchie. Certo, mia figlia sventura ti porta alla perdizione. È da quando sei nato che mia figlia sventura progetta la tua fine, il tuo smarrimento. Sventura è gemella di biasimo. Qualunque cosa fai sbaglierai, qualunque cosa fai ti porta a sventura. Però anche qualunque cosa non fai ti porta a sventura. Tu puoi scegliere, figlio di Era, come giungere a sventura. Qualunque cosa fai ti porta a sventura, qualunque cosa non fai ti porta a sventura. Guardai nella notte che mi avvolgeva e urlai: sventura, mescola le carte ed io sceglierò. Sventura mescolò ed io scelsi. Sventura, sventura, urlò la figlia di nella notte ed io dissi: sventura, mescola le carte ed io sceglierò. Ancora, disse sventura. Ancora, risposi. Perché? Mi chiese sventura. Io ti amo, figlia di nella notte, e ci abbracceremo compagni per l'infinito. Finché io scelgo, io sono vivo. Finché il mio cuore è impavido, io continuo a scegliere. Lo so che il mondo è infinitamente più grande e mi porta inevitabilmente ad abbracciarti, sventura. Ma chi ti abbraccia è una persona che ha scelto, una persona che ebbe paura di scegliere, non una persona che ebbe paura di scegliere. Io costruirò la mia sventura, io costruisco il sentiero che ti porta da te. Sussurrava nella notte: giocate e crescete, figli di Era e Zeus. Alte, minacciose, mi si pararono davanti le sorelle Esperidi. Vuoi giocare col figlio di Era? Vuoi giocare coi nostri pomi? I nostri pomi donano la conoscenza e la consapevolezza a chi li tocca. I nostri frutti donano l'infinito a chi li tiene nelle mani. Io allungavo le mani per prenderli. La forza mi abbandonava. I sensi erano confusi, d'equilibrio incerto. Riprova, piccolo figlio di Era, a prenderli. E ridevano. E mi gettavo con la forza di un toro. Tutto spariva, tutto si risolveva. La forza di Zeus, l'ardore di Dioniso, l'intelligenza di Atena, la possenza di Ares, la trasformazione di Demetra, tutto inutile. Gioco spaventoso con gli Esperidi. Come si può dare l'assalto a qualcosa che svanisce, che non regge nella forma? E mentre nella notte rideva, ci sussurrava con ali di corpo che penetravano nelle nostre orecchie. Le illusioni svaniscono quando, manifestando la discendenza di Crono, dell'assalto. Le Esperidi nascondono i pomi dietro le barriere delle illusioni. Quando dai l'assalto, le illusioni svaniscono, e così anche i pomi che vi sono conservati. I pomi sono la conoscenza, le illusioni sono quanto ti separa dalla conoscenza. La conoscenza dissolve l'illusione, ma la conoscenza ritorna nell'illusione. Figlio di Era, rifletti.
Osserva il tuo cuore. Quando Era ti partorì, non ti costruì dal nulla, ma prese frammenti di titani con cui ha forgiato ciò che tu sei. Piccolo figlio di Era, non pensarti nella forma. Dentro di te ci sono le discendenze dei figli di Urano stellato. Quando i figli di Zeus falliscono, fermati e ascolta il tuo cuore. E mentre nella notte mi sussurrava, un sussulto ebbe il mio sentire. Da un luogo remoto del mio cuore, dall'ampio Tartaro, una forma si mosse e si stirò. Dopo qualche cosa che parve un risveglio, dopo un lungo sonno, quella forma invase tutte le mie fibre e al vederla le Esperidi fecero svanire la nebbia. Nel mio cuore si era risvegliato Atlante. Giochiamo, Esperidi, dissi, avviandomi a prendere gli aurei frutti. Sussurrava nella notte, giocate e crescete, figli di Era e Zeus. Giochiamo, piccolo figlio di Era, dissero le Moire, Atropo, Lachesi e Cloto. E mentre mi dicevano giochiamo, Atropo alzava le sue forbici davanti al mio viso. Ricordati che devi morire, diceva Atropo, mentre Cloto filava il filo che è avvolto da Lachesi. Il filo era avvolto da Lachesi. A che gioco vuoi giocare, piccolo figlio di Era? Intanto Cloto filava, Lachesi avvolgeva e Atropo tagliava. Cloto costruiva la mia vita, Lachesi la torceva su se stessa e Atropo vi metteva fine tagliandola. A che gioco vuoi giocare, piccolo figlio di Era? Cloto costruiva la vita, Lachesi la torceva su se stessa e Atropo la recideva. E mentre nella notte rideva, ci sussurrava con ali di corfo che penetravano nelle nostre orecchie. Piccolo figlio di Era, pensa a te stesso, come una nave abbandonata fra le braccia di un Poseidone in tempesta. Battono sulla chiglia onde gigantesche e tu ti pieghi mentre una contronda invade il ponte ed entra nella stiva. Un'altra onda ti solleva come un fuscello e subito, mancandoti il mare da sotto, il cuore ti sale in gola mentre sprofondi nel vuoto. In questa tempesta sei nato, piccolo figlio di Era. Cloto costruiva la mia vita, Lachesi la torceva su se stessa e Atropo la recideva. Cloto costruiva la mia vita, Lachesi la torceva su se stessa e Atropo la recideva. Cloto costruiva la mia vita, Lachesi la torceva su se stessa e Atropo la recideva. Ho scelto il gioco, dissi. Giochiamo ai pirati. Cloto, Lachesi e Atropo mi fissarono stupite. Che gioco sarebbe? Piccolo figlio di Era. Il gioco dei pirati, dissi io. Bene, disse Atropo, facendo roteare la sua forbice, inizia, ed io, di salgariana memoria, mi mise ad urlare. Uomini alle vele, che un altro uomo affianchi il timoniere, mettete in moto le caldaie, date forza alle eliche, affondate i cavalli di Poseidone, evitate le secche e gli scogli. Rivolto alle Moire disse, tocca a te, Cloto, che i venti soffini più forte, che le onde si alzano, che i cacciatori di pirati al servizio della regina escano in caccia. Il mondo vuole filare la mia vita, ma nel mondo io agirò filando la mia vita. Cacciatori, cercatemi e io vi darò la caccia. Predatori, predatemi e io vi trasformerò in prede, almeno finché potrò. Cloto, non riuscirò a strapparti il filo della mia vita dalle tue mani, ma assieme alla volontà del mondo dovrai filare anche la mia volontà. Misura, Lachesi, il gomitolo della mia vita. L'ho tessuto con le mie mani, là dove Cloto scatenava tempeste. Cuore, sii saldo, intelletto mantieni il timone del mio intento. Coraggio, fai funzionare le caldaie del cuore della determinazione. Sapere, conoscenza, date forza alle mie scelte, alle scelte del mondo in cui vivo mi adatterò, alle scelte del mondo in cui vivo risponderò. Taglia, Atropo, taglia quel filo, taglia, Atropo, il filo che la Chiesa ha misurato. Quello è il filo d'oro delle scelte della mia vita. Taglia, Atropo, io sono pronto per l'infinito. Come un pirata di Sagaria alla memoria, mi sono mosso nella vita perché le tempeste erano immense ed io, piccolo figlio di Era, ero instabile su quel legno. Cloto, Lachesi, Atropo, giochiamo ai pirati. Sussurrava nella notte, giocate e crescete, figli di Era e Zeus.
Io sono pronto a giocare, dissi, guardando una forma muta e silenziosa che mi fissava. Ci guardammo a lungo, non un batter di ciglia, non un sorriso. Dopo un lungo tempo chiesi, chi sei? Nemesi rispose, perché non giochi? Chiesi. Io gioco sempre, rispose. Sono l'ombra che ti copre, sono l'azione che tu fai, sono l'azione che ti ritorna. Tu gioca ed io coprirò la tua azione. Coprirò l'azione di chi subisce quello che fai, coprirò l'azione di chi reagisce. Io sono Nemesi, ricordo, registro e alimento le reazioni, che poi sono azioni alle quali si deve rispondere. Sei tu che devi scegliere, continuò. Sei tu che devi agire in relazione a cosa dice il tuo cuore di quanto ricevi e percepisci del mondo. Dopo che tu hai agito, il mondo risponde, come tu rispondi a quanto il mondo ti sollecita. Io sono Nemesi, gioca. Ero perplesso, nervoso, sconcertato, e mentre nella notte rideva ci sussurrava con ali di corvo che penetravano le nostre orecchie, piccolo figlio di Ere e Zeus. Questo è il regno di nella notte, che divenne in sé assieme ad Erebo, permettendo a Gaia dall'ampio petto di generare un rano stellato. Io sono nera notte, colei che separò il tempo dal caos. Tu sei un crogiolo di titani che il potente Zeus ha mescolato per permettere la nascita dei figli di Era. Il tuo tempo è quello di Cronos, il tempo di nera notte e il tempo dell'origine. Ti senti sconvolto? Il mio è un utero da cui infinite forme di tempo emergono. Cronos è una di queste. Quando tu, disperato, hai bussato alla mia porta e fermato il tempo di Cronos dentro il tuo cuore, io ti ho fatto giocare con i miei figli affinché tu rimettessi in moto il tempo con una direzione leggermente diversa. Vedi, attorno a te tutto è nero, nulla ti giunge, nulla sollecita la tua reazione. Siediti e fermati, non puoi giocare con Nemesi, perché nessuna Nemesi ti giunge del mondo, e non puoi far appello a nessuna Nemesi per reagire a quanto dal mondo ti giunge. Nella casa di Nernotte il tempo è sospeso, il tempo è misura del mutamento, ma io sono Nernotte e sarò l'utero del tempo di ogni specie nell'infinito. In quest'utero crescerai e imparerai a percorrere tempi e mutamenti diversi. Nemesi, attendila, quando trasferirai quello che sarai diventato nel mondo di Era, e sarà la tua compagna, compagna dei tuoi occhi che guardano il mondo e compagna delle tue mani che in quel mondo agiranno. Nessun gioco con te, Nemesi, nella casa di Nernotte. E così guardai Nemesi con occhi diversi, e quando Nemesi percepì il mio modo di guardarla, si dissolse in una vampata. Non riesco a capire, faccio per dire, perché in quel momento il mio cuore sembra bruciare. Sussurrava nella notte, giocate e crescete, figli di Ere e Zeus. Dimmi, figlio di Ere e Zeus, intendi giocare? Sono pronto, rispose. Ma quanti mazzi di carte ha costui? Ma quale regola segue per il suo gioco? Ma qual è il suo intento? Perdevo sempre, perché? Spiegavo e non riuscivo a farmi capire. E mentre nella notte rideva, ci sussurrava con ali di corvo che penetravano le nostre orecchie. Tu pensi che ad inganno interessi qualche cosa delle tue spiegazioni? Per inganno tu sei solo un oggetto, per inganno tu sei solo un insetto che deve schiacciare. Non pensare che inganno abbia un intento. Non pensare che inganno abbia un progetto. Non pensare che inganno voglia raggiungere un qualche obiettivo. Tu sei l'oggetto del suo intento, tu sei l'obiettivo del suo progetto, tu sei l'obiettivo che vuole raggiungere. Inganno non inganna te per un fine, inganno inganna te perché tu hai un fine. Con inganno non si gioca, inganno si schiaccia. Risolvi questo problema, piccolo figlio di Era. A quale scopo giocare con inganno? Dimmi, figlio di Ere Zeus, intendi giocare? Mi disse inganno. Sono pronto, risposi. Inganno rideva, mescolava le carte che teneva in mano e altre le faceva uscire dalle sue maniche. Sono pronto, risposi, ma non qui. Giochiamo là. Il suo smazzar di carte si arrestò, mi guardò e mi chiese, che differenza fa?
Giochiamo là, riaffermai con voce di tuono. Lo smazzar di carte d'inganno si fece lento e tremulo. La sua voce sembrava fermarsi in gola e sibilando proferì: piccolo figlio di Era, se giochiamo qui o là, che differenza fa? Giochiamo là, riaffermai. Là dove gli spettatori ci stanno a guardare, là dove gli spettatori si fanno giudici e tifosi. Giochiamo là, dove io e te possiamo pagare lo stesso prezzo, il prezzo della gloria o dell'infamia, dato non dalla vittoria o dalla sconfitta, ma da come abbiamo condotto il gioco. Smazza le carte, figlio di nera notte, là dove io ti consento di smazzarle, io sono pronto. Sussurrava nella notte: giocate e crescete, figli di Ere Zeus. Vuoi giocare, piccolo figlio di Ere Zeus? La voce è suadente e le emozioni vibrano di gioia. Certo che gioco, a quello che vuoi e dove tu vuoi. Urlarono le mie parole, uscendo dalla mia bocca. Qualcosa dentro di me cantava una lode per quel compagno di giochi. Qualche cosa dentro di me fu colto da timore. Che bello era giocare con amore, sciogliersi e fondersi. Ad ogni gioco io vincevo e ad ogni gioco io ero sempre più amalgamato. Ad ogni gioco volevo giocare ancora, ad ogni gioco ero sempre più appassionato. Cosa dunque non andava? Perché dentro di me qualcosa si ribellava? E mentre nella notte rideva, ci sussurrava con ali di corvo che penetravano nelle nostre orecchie: l'esistenza non si distrugge solo con l'odio, ma soprattutto con l'amore. Amore porta l'oggetto della propria attenzione a fondersi in esso. Quando l'oggetto della propria attenzione si fonde in esso, che ne è dei suoi progetti? Sì, Guardingo, figlio di Ere Zeus, tu conosci l'amore di intento, non conosci amore, mio figlio. Amore è fusione, dove chi chiama costringe chi è amato a fondersi con lui, e dopo? Che ne è del suo progetto? Amore ama così tanto da soffocare ogni germinazione, la fa propria e la cura in funzione di se stesso. Tu, piccolo figlio di Ere Zeus, conosci l'amore come fusione di intenti. Mio figlio fonde in sé il soggetto che ama. Il soggetto viene amato, e il soggetto che viene amato e che si fonde con amore cessa di progettare. Cessa di manifestare se stesso. Amore lo ha fagocitato e annullato in sé. Così vengono distrutti i figli di Ere Zeus, costringendoli ad amare chi, manifestando loro di amarli, li distrugge. Amore, dissi, qual è il tuo intento? Mi pare ovvio, rispose Amore: mettere i miei denti sopra il tuo collo e succhiarti tutto il tuo sangue. Tu sei il mio intento. Ecco perché ci fu un'esplosione nella casa di nera notte. Ecco perché mi girai per giocare un gioco con un diverso giocatore. Sussurrava nella notte: giocate e crescete, figli di Ere Zeus. Un diverso giocatore era il gemello di Amore. Vecchiaia mi stava ad osservare mentre si disponeva a giocare. Qualunque gioco tu voglia giocare, disse Vecchiaia rovinosa, metti la posta sul tavolo. Non ho nulla da mettere sul tavolo, dissi. Tu sei la posta, e sul tavolo metti ciò che sei diventato. Tu metti la posta, disse Vecchiaia rovinosa, ed io la farò mia. Ero ammutolito, annaspavo. Non c'era più tempo per cambiare la posta. Io ero ciò che ero. Io ero il risultato delle mie scelte e Vecchiaia rovinosa metteva fine alle mie scelte. Questo era il figlio di nera notte. Dei cicli di vita si prende tutto. Uomini ai tanti ora sono vecchi, privi di forze, e la rovina li sta avvolgendo. E mentre nella notte rideva, ci sussurrava con ali di corvo che penetravano nelle nostre orecchie: ogni gioco che farai con Vecchiaia rovinosa finisce allo stesso modo. Il tuo ciclo termina quando Vecchiaia rovinosa giunge per giocare la tua partita, la sua partita. Gli esseri non hanno più tempo.
Io sono nera notte, l'utero della vita, e la vita nasce e si sviluppa per cicli successivi. Ogni ciclo è scandito da una vecchiaia rovinosa e dalla morte dello stesso. Vecchiaia rovinosa ti pesa come posto del suo gioco. Vecchiaia rovinosa ti misura per quanto sei divenuto come posto del suo gioco. Vecchiaia rovinosa determina la fine dei tuoi mutamenti e delle tue trasformazioni. Determina la fine della tua opportunità. Non hai ancora conosciuto l'ultima delle mie figlie, Contesa. Eppure con lei ti sei misurato nel corso di tutta la tua esistenza. Ogni volta che ti misuravi sceglievi e quando credevi di non scegliere, anche quella era una scelta. Tutto quello che hai fatto è dentro di te. Ed ora che vecchiaia rovinosa mette fine ai tuoi mutamenti, qualcuno pesa il tuo cuore forgiato dalla tua esistenza. Il quesito che si pone è questo: l'infinito ti aprirà le porte per un nuovo ciclo? Oppure vecchiaia rovinosa si ciberà del tuo cuore che non hai forgiato quando potevi farlo? Lo so, non ero io a parlare, ma un'antica voce che questa volta in mia vece tuonò. L'Osiride, lo scriba Ani, saluta te, o toro della terra d'Occidente, Thoth, re dell'eternità. È con me. Io sono il grande Dio, a bordo della nave divina. Ho combattuto per te, sono uno di quei dei, i divini giudici, che hanno giustificato la voce di Osiride davanti ai suoi nemici il giorno della pesatura delle parole. Sono un tuo congiunto, Osiride. Sono uno di quegli dei, i figli di Nut, che tagliarono a pezzi i nemici di Osiride e che incatenarono i ribelli per lui. Io sono un tuo congiunto, Horo. Ho combattuto per te, sono venuto per il bene del tuo nome. Io sono Thoth, che giustificò la voce di Osiride davanti ai suoi nemici il giorno della pesatura delle parole nel palazzo del grande dell'antico che è ad Eliopoli. Ra disse: Thoth giustifica la voce di Osiride davanti ai suoi nemici, che Thoth esegue il suo ordine per me. Io sono insieme ad Oro, come il vendicatore della spalla sinistra di Osiride, che è a Sakem. Io sono ed esco fra gli dei che vi si trovano il giorno della distruzione dei ribelli a Sakem. Io sono insieme a Oro il giorno delle feste di Osiride, quando vengono tributate offerte il sesto giorno alla festa di Denit a Eliopoli. O tu, che fai avvicinare le anime perfette alla casa di Osiride, che fai avvicinare con te alla casa di Osiride l'eccellente anima dell'Osiride, lo scriba Ani, giustificato di voce, che egli ti ascolti, che veda proprio come vedi tu, che si alzi proprio come ti alzi tu, e che si sieda proprio come ti siedi tu. O tu, che dai il pane e le offerte di birra 2 volte al giorno all'anima di Osiride, il nobile Ani, giustificato di voce davanti agli dei, signore di Abydos, la cui voce è giustificata con te. O tu, che apri la via, che segui le anime perfette sulla via della casa di Osiride, apri invero la via e guida l'anima dell'Osiride, lo scriba e l'archivista delle offerte di tutti gli dei, il nobile Ani, la cui voce è giustificata con te. Possa egli entrare baldanzoso e possa uscire in pace dalla casa di Osiride. Possa egli non trovare opposizione e possa non essere respinto. Possa entrare in lode e uscire amato, giacché la sua voce è giustificata. Possono i suoi ordini essere eseguiti nella casa di Osiride. Possono le sue parole procedere con te. Possa egli non essere trovato in difetto nella bilancia che è libera d'errore. Siediti, vecchiaia rovinosa. Ti racconterò le storie delle mie fatiche, delle mie sfide, dei miei tormenti, dei miei amori. Quando il racconto avrò finito, per l'infinito, io sono pronto. Così vecchiaia rovinosa si sedette ad ascoltare, mentre nella notte si apprestò a partorire un altro me stesso, in un nuovo e diverso erebo. Sussurrava nella notte: giocate, crescete, figli di Ere Zeus. Nella notte mi prese per mano e mi condusse lungo oscuri sentieri, dicendomi: hai imparato a giocare il gioco della vita. Fra poco ti partorirò. Ti partorirò in un altro erebo nel quale dovrai giocare. Da quando sei arrivato, triste e disperato, hai riacquistato la memoria delle cose. I giochi che hai fatto ti hanno ricordato ciò che sei e l'intento di ciò che fai. Ora sei pronto, piccolo figlio di Ere Zeus. Ora, mia figlia, la quintessenza dell'esistenza e delle consapevolezze di Gaia, ti mostrerà il mondo in cui agirai.
Ama la mia figlia, per quanti la odiano, e impara a riconoscere i suoi figli negli oggetti del mondo in cui nascerai, in ogni mondo che le tue vite ti porteranno a percorrere, perché ricorda, il mio utero genera tutto ciò che porta verso l'infinito. Mi attendeva, contesa, sorridendo, davanti a porte di bronzo, su cui era scritto pace. Sei pronto? Mi chiese contesa. I miei figli ti chiederanno pace, mentre a te muoveranno una guerra feroce. I miei figli temono solo che i figli di Re Zeus manifestino la loro volontà e li combattano. Scegli, piccolo figlio di Re Zeus, o ami me, contesa odiosa, o ami i miei figli e le loro profferte di pace. Così dicendo, spalancò le bronzee porte, dalle quali si lanciarono i figli di contesa, pena dolente, oblio, fame, dolori che fanno piangere, lotte, battaglie, delitti, omicidi, discordie, inganni, discorsi ambigui, discorsi, anarchia, sciagura e giuramento. Impara a riconoscerli nelle azioni del mondo in cui nascerai e impara a combatterli nella vita quotidiana. Se non li saprai combattere, tu diventerai la loro preda. Solo se esprimerai me, contesa, potrai fermare l'azione dei miei figli quando vengono espressi dal mondo in cui rinascerai. Ho giocato nella casa, di nera notte. Le teste continuavano a cadere e rotolare lungo il fiume. Gli uomini avevano smarrito la ragione di Zeus con cui affrontare la vita. Gli uomini avevano smarrito le passioni dei titani con cui manifestare se stessi. I figli di contesa erano i padroni della vita dei figli di Re Zeus, e le croci odiose erano impresse come marche di fuoco per friggere il cuore degli uomini. Dall'utero di nera notte il futuro aveva già cominciato a germinare. E questo è nera notte, come e perché diventare stregoni. I numeri di Radio Gamma 5 sono 0 49 700 700 e 049 700 838. In questo momento le linee sono libere. Sono libere e dopo avervi raccontato nella notte, dopo avervi parlato nel pomeriggio di come le persone si trasformano e delle possibilità che hanno di trasformarsi, io chiudo qui i discorsi e apro discorsi molto più semplici, molto più leggeri, molto meno faticosi, che sono legati alla quotidianità, perché la quotidianità ci dimostra che i figli di contesa furente sono i padroni della vita degli uomini, e gli uomini non sanno distinguere fra contesa furente e di suoi figli. Gli uomini non sanno distinguere contesa furente da pene dolenti, oblio, fame, dolori che fanno piangere, lotte, battaglie, delitti, omicidi, discordie, inganni, discorsi, ambigui discorsi, anarchia, sciagura e giuramento. E spesso preferiscono i figli di pena dolente che hanno la croce, l'orrore, il delitto, la morte, che non contesa furente che chiede loro di combattere. Pronto? Bene. Maxi risarcimento ad un ateo. Il Gazzettino, 12 giugno 2004. California. Un giudice della California ha riconosciuto un risarcimento di 1 milione di dollari ad un ateo americano sbeffeggiato su un giornale locale per volere l'abolizione del pledge of Allegiance, il patriottico giuramento di fedeltà degli studenti americani che gli studenti americani devono fare nelle scuole. Ecco, uno dei figli di contesa, eh? Ne abbiamo visti uno. Benissimo, andiamo avanti. Londra ha negato a studentessa di indossare l'abito islamico. Andiamo ancora avanti. Beh, Gengis Khan avrebbe 16 milioni di discendenti. Beh, si è spassato l'uomo, eh?
Trapani, fuga d'amore per prete e parrocchiana. Auguri, sia il prete che la parrocchiana. Scandalo pedofilia. Un posto a Roma per il cardinale Lev. Il cardinale Lev, noto stupratore di bambini, che ha spostato preti stupratori affinché stuprassero in altri posti, che sapeva e ha taciuto, adesso viene promosso e sarà un prete a Roma. Vi fa piacere, Romani? Beh, cazzi vostri. Battaglia sul crocifisso. Ah, è bellissima questa. Allora, la battaglia sul crocifisso è questa praticamente. Siccome ormai i cattolici sanno che hanno perso la battaglia sul crocifisso e che comunque la Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale non può fare a meno di far togliere tutti i crocifissi, dopo vedremo anche cosa implica tutto questo. Allora, qualche cattolico si è inventato la via Bavarese. In pratica, sì, lasciamo là dove sono tutti i crocifissi. Poi magari istituiamo delle commissioni se qualcuno chiede di levarli. Col cazzo, voi levate tutti i crocifissi perché i crocifissi sono simboli di morte, di genocidio e di orrore. Perché solo il pazzo di Nazareth, quel lurido maiale del macellaio Sodoma e Gomorra, devono cessare di stuprare le persone. Come la Costituzione europea ha detto no al cristianesimo, così devono essere levati tutti i crocifissi che ci sono in giro, compresi quelli dei luoghi pubblici. Vabbè, cominceremo dalle scuole e poi andremo avanti anche a togliere un po' di roba che c'è in giro per le strade. Un'altra cosetta, vi ricordo che questa è una sentenza in attesa, cioè siamo in attesa della sentenza della Corte Costituzionale che avverrà subito dopo l'estate, dopo l'estate. Allora, un delinquente criminale, tale cardinale Poupard, fa il punto sull'esoterismo. Il Vaticano, la New Age, non offre la felicità. Il cristianesimo sì, certo, infilando ferri roventi nel culo delle donne, il cristianesimo offre la felicità. Credo che Poupard abbia il senso dell'umorismo. A proposito, è uscita una sentenza di cui io non ho il ritaglio del giornale, ma sulla Repubblica di ieri. Praticamente la sentenza dice che è una sentenza relativa a un avvocato che ha fatto una lettera di disprezzo, o comunque irrisoria, nei confronti di un pubblico ministero che si era permesso di dire dell'inquisito. Che mentre l'avvocato chiedeva la scarcerazione o chiedeva gli arresti domiciliari, il pubblico ministero fece una battuta del tipo: io lo chiuderei a chiave e butterei via la chiave, una roba di questo genere. Battute che si fanno abbastanza spesso. Solo che l'avvocato sembra che non se la sia legata al dito, ma abbia fatto una lettera molto feroce nei confronti del pubblico ministero, o irrisoria, adesso non mi ricordo esattamente perché il pezzo d'articolo non ce l'ho. E inizialmente è stato condannato in prima e seconda istanza, mentre la Cassazione lo ha assolto, affermando che questo tipo di atteggiamento, cioè il fatto che ad alcune persone certe dichiarazioni, certe affermazioni e certe azioni di pubblici ministeri o di giudici possono essere censurati, cioè possono essere condannati e censurati, è un giusto equilibrio che deve esserci all'interno del sistema sociale. Per cui se voi trovate un giudice che fa delle azioni che non sono coerenti rispetto al vostro pensato, avete tutto il diritto di censurarlo. Questa è una sentenza che è sulla Repubblica di ieri, purtroppo non ho quel tipo di ritaglio. Un'altra sentenza invece che penso che sia abbastanza importante è la Corte Suprema degli Stati Uniti. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato tutti i filtri su internet. Mi spiego meglio, cosa sono i filtri? I filtri su internet sono quei sistemi per cui i bambini, per esempio, non possono accedere a dei siti che hanno delle parole chiave che possono essere offensive, tipo sesso, tipo droga o tipo altre cose. Bene, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato questi filtri perché sono lesivi a quello che è la libertà delle persone. Signori miei, io
condivido l'atteggiamento della Suprema Corte degli Stati Uniti in questo caso, perché effettivamente se noi non riusciamo a dare un'educazione sufficiente ai nostri figli affinché i nostri figli vanno a cercare quello che gli serve anziché perdersi in siti pornografici, beh, sono cazzi nostri perché siamo dei poveri deficienti. E siccome i cristiani sono dei poveri deficienti e i loro problemi si risolvono tutti quanti con la galera, è bene che questi poveri dementi lasciano perdere un po' le puttanate che fanno. Ha ragione la Suprema Corte degli Stati Uniti a bocciare questa iniziativa. Cioè, io sono perfettamente d'accordo perché è una questione educazionale. Pronto? Eccolo qua. L'imbecille ha fatto sentire la sua voce. Ve l'ho detto, è una questione educazionale. Gli imbecilli così saranno sempre frutto, saranno sempre persone che andranno a cercarsi i maghi in televisione, a cercarsi il a buttare il sale in giro perché pensano che il sale chissà cosa sia. E fare le cagate tipo andare sui siti porno che tanto più di una figa, più di un cazzo e più di un bocchino non si vede, insomma, tanto per essere abbastanza chiari, insomma. Per cui vedete voi, insomma, se la gente è in miseria morale o in miseria sessuale talmente grossa per arrivare a questi livelli, beh, affari loro. Ok, io chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo e vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15 con un'altra trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e casella postale 53 Marostica Vicenza. Ciao, grazie a tutti, mando immediatamente la pubblicità.